case di pane, riunioni di rane, vecchie che ballano nelle Cadillac, muscoli d'oro, corone d'alloro, canzoni d'amore per bimbi col frac, musica seria, luce che varia, pioggia che cade, vita che scorre, cani randagi, cammelli remagi, forse fa male eppure mi va di stare collegato, di vivere d'un fiato, di stendermi sopra il burrone, di guardare giù, la vertigine non è paura di cadere, ma voglia di volare. Mi fido di te, mi fido di te, mi fido di te, mi fido di te, io mi fido di te, ehi, mi fido di te, cosa sei disposto a perdere? Lampi di luce, al collo una croce, la dea dell'amore si muove nei jeans, culi e catene, assassini per bene, la radio si accende su un pezzo funky, teste fasciate, ferite curate, l'affitto del sole si paga in anticipo, prego, arcobaleno, più per meno meno, forse fa male, eppure mi va di stare collegato, di vivere d'un fiato, di stendermi sopra il burrone, di guardare giù, la vertigine non è paura di cadere, ma voglia di volare. Mi fido di te, mi fido di te, mi fido di te, cosa sei disposto a perdere? Mi fido di te, mi fido di te, io mi fido di te, cosa sei disposto a perdere? Rabbia, stupore, la parte, l'attore, dottore, che sintomi ha la felicità? Evoluzione, il cielo in prigione, questa non è un'esercitazione. Forza e coraggio, la sete, il miraggio, la luna nell'altra metà. Lupi in agguato, il peggio è passato, forse fa male, eppure mi va di stare collegato, di vivere d'un fiato, di stendermi sopra il burrone, di guardare giù, la vertigine non è paura di cadere, ma voglia di volare. Mi fido di te, mi fido di te, mi fido di te, cosa sei disposto a perdere? Mi fido di te, mi fido di te, mi fido di te, cosa sei disposto a perdere? Lettura del Vangelo secondo Luca. In quel tempo l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret, a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te». A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine». Allora Maria disse all'angelo: «Come avverrà questo,
poiché non conosco uomo? Le rispose l'angelo, lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e chiamato figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch'essa un figlio. E questo è il sesto mese per lei, che tutti dicevano sterile. Nulla è impossibile a Dio. Allora Maria disse, ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola. In un piccolo villaggio ai margini della Palestina, su una ragazza semplice di Nazareth, si è posato lo sguardo di Dio che l'aveva scelta per essere la madre di suo figlio. Maria si è aperta a Dio, si è fidata di Lui, anche se l'annuncio dell'angelo all'inizio non l'aveva capito del tutto. Infatti non ha avuto paura di porre domande e di manifestare il suo turbamento. Ma alla fine si è lasciata sorprendere e ha detto suo sì a Dio. Dio ci sorprende sempre, rompe i nostri schemi, mette in crisi i nostri progetti, ci chiede di fidarci di Lui e non di avere paura. Non vuole da noi cose straordinarie, ci chiede di ascoltare la Sua parola e di affidarci a Lui come ha fatto Maria. Voglio cominciare a raccontarvi davanti al presepe, davanti a Maria e Giuseppe, che hanno detto un sì grande per la loro vita, quando hanno detto di sì alla nascita di Gesù. Anche noi abbiamo detto il nostro primo sì 22 anni fa, davanti a Dio in chiesa, quando ci siamo sposati. Durante la messa abbiamo letto il Vangelo del sì di Maria e questo mi sembra il primo segno del fatto che la nostra vita è stata dettata dall'incontro con Lui. Siamo due sposi, sposati da 22 anni, con 4 figli. Se penso alla mia vita, penso proprio a un continuo dire sì alle circostanze che mi sono state date. Prima il matrimonio, poi l'arrivo dei figli, 4 figli, che ormai sono quasi tutti grandi. E poi pian pianino un dire sì a tutte le circostanze che il Signore ha voluto metterci davanti. I cambi di lavoro, gli amici, le disgrazie, le cose belle. Fino a che a un certo punto abbiamo cominciato a vivere insieme a degli amici che facevano affido. Questa cosa ci ha molto segnato. Abbiamo cominciato a dire sì ad una famiglia di nostri amici che erano in difficoltà con la loro bambina e l'abbiamo presa con noi per un periodo breve per aiutarli. Poi pian pianino nel nostro cuore questa cosa qui è rimasta proprio una cosa indelebile, un guadagno del cuore, paradossale mi viene da dire, perché nel dire sì all'affido tu dici sì al Signore e non sai che cosa ti aspetta. Dopo altre cose si sono susseguite, abbiamo cominciato a seguire questa compagnia di amici che ci aiutavano a vedere come il dire sì al buon Dio era veramente un guadagno per la nostra vita. A un certo punto ci hanno chiesto di accogliere un bambino piccolo, neonato. È stato con noi non tanto tempo, 2 mesi e mezzo, e poi l'abbiamo riconsegnato alla sua mamma. Ricordo una mia amica che mi ha detto, guarda gli occhi di sua madre quando glielo ridai in braccio e vedrai che quella cosa qui riempirà tutto il tuo dolore. E così è stato. Io ho guardato gli occhi di quella mamma e mi sembravano gli occhi della Madonna, che attendeva che quel bambino lì ritornasse a lei. Un'altra esperienza poi è cominciata 2 anni e mezzo fa. Nella nostra casa è arrivato un piccolo, anche lui di 3 mesi, e proprio in questi giorni lo stiamo accompagnando perché vada nelle braccia di una nuova mamma e un nuovo papà. Tutti questi 2 anni sono stati una grazia per noi,
un momento veramente, veramente particolare. Se penso a tutto quello che ci ha dato e che noi abbiamo dato a lui, non posso che riconoscere che è stata veramente una grazia di Dio. Il dire sì all'affido, ma il dire sì in fondo a Dio, è veramente la cosa più gratuita, più bella che possa capitare. Sono convinta che Dio prende tutti i nostri sì e li fa germogliare. E questa cosa qui l'abbiamo potuta veramente sperimentare in questi 2 anni. In questi ultimi giorni tante persone sono passate a casa nostra per salutare questo piccolo, e per me sono stati veramente il segno di Dio compagno alla nostra vita. Venivano a salutare lui, ma venivano a fare compagnia a noi. Sono nate delle amicizie inaspettate. Ci sono stati momenti di gioia, momenti più tristi, ma tutto aveva un senso. Per cui in questo appunto, questa breve testimonianza che ho fatto, breve perché è proprio un momento un po' particolare della mia vita, ma sono stata contenta di raccontarvela brevemente. Ripenso proprio a che Dio è compagno, non ci ha mai mollato, ci ha sempre fatto vedere la potenza sua nel far germogliare, nell'accompagnare, nell'accogliere, nell'abbracciare ogni nostro piccolo gesto. E tutto quello che noi abbiamo fatto lo abbiamo fatto proprio perché qualcun altro ce lo ha chiesto, qualcun altro con la maiuscola, mi viene da dire. Dentro però appunto il volto di persone vere, di persone vive, di persone che ci sono che ci sono accanto. Auguro a tutti un felice Natale, e siamo attaccati a Maria e Giuseppe, che sono stati la prima mamma e il primo papà. Per me la Madonna è veramente la mamma per eccellenza, un esempio a cui guardare, un esempio a cui ispirarsi, un esempio da ascoltare, e che con la sua tenerezza riesce a far abbracciare a tutti noi tutte le circostanze che ci sono date. Gesù, grazie per il bene che mi vuoi. Oggi affido a te con fiducia la mia vita, la mia famiglia, i miei amici e tutti i miei sogni. Aiutami a crescere, a scegliere il bene e amare gli altri come hai fatto tu.